8 aprile. Chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Matteo 7:8. Chi cerca trova. Se l'uomo cercasse la sapienza e la volontà di Dio come cerca i soldi o il piacere, il mondo sarebbe molto diverso. Purtroppo invece spendiamo tanto tempo, denaro e vite intere alla ricerca di cose terrene che poi spesso ci lasciano insoddisfatti. Tutti noi abbiamo un conoscente che per fare i soldi ci ha rimesso la salute o la famiglia o la vita stessa. Anche quelli che sono arrivati alla meta poi restano amaramente delusi perché morendo devono lasciare tutto ciò per cui si sono letteralmente dannati l'anima. Ma c'è qualcuno che va alla ricerca non di tesori e grossi affari, ma della conoscenza di Dio. Questa non si trova scavando in Sudafrica o in piazza affari, ma leggendo diligentemente la parola di Dio. Conoscere chi è Dio e cosa vuole da noi è un investimento che non lascia affatto delusi. Quanto tempo e quante energie hai dedicato o stai dedicando alla ricerca della volontà di Dio? C'è chi conosce a memoria la Divina Commedia e non ha mai letto la Bibbia. C'è chi sa tutto degli scudetti della Juventus e non sa nulla della vita eterna. C'è chi è esperto di bare e pompe funebri e non sa nulla della vita dopo la morte. Non pensi sia ora di destinare un po' del tuo tempo prezioso alla sana lettura della Bibbia? Basterebbe spegnere un po' i social o leggere di meno le notizie. Prova a farlo subito. Leggiti un capitolo del Libro dei Proverbi. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.